Ciao a tutti, bentornati e benvenuti in un nuovo video. Oggi testiamo insieme un nuovo prodotto di Maybelline e vi mostro subito di quale prodottino sto parlando. Questo è il nuovo fondo tinta in stick Super Stay. In tutto ci sono 6 tonalità ed è composto in questo modo: da questa parte al prodotto e da questa parte alla spugnetta, quindi vi permette l'applicazione anche se magari siete in giro e dovete ritoccare qualcosina. È molto molto utile. I benefit di questo prodotto sono la stesura, che è molto molto semplice dato appunto all'applicatore, promette una copertura abbastanza buona, infatti trovate il link qua sotto se volete acquistarlo, e permette anche di poter fare il contouring con le tonalità chiare e quelle più scure. Cosa importante, è adatto anche alle ragazze più giovani che magari non hanno queste grandi problematiche di pelle ma hanno quei brufolini classici dell'adolescenza, quindi con questo andate a coprire poi top. Oggi chiamerò questo fondotinta anche il fondotinta della S, perché vi farò vedere come è semplice applicarlo proprio formando una S su una metà del viso e sull'altra. Infatti andremo a provare la coprenza facendo prima metà viso, senza nessun tipo di primer, perché voglio proprio farvi vedere il prodotto com'è. Prendo il mio specchietto e iniziamo appunto applicando il prodotto con la S. Dovete fare questa forma qui, quindi partendo da il centro della fronte. Close up per farvi vedere meglio, vado a sfumare direttamente con l'applicatore in dotazione. Come vedete, super 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 veloce, semplicissimo. Io vi consiglio di picchiettare il prodotto. Io utilizzo la tonalità 003 True Ivory, che per chi è chiaro come me va più che bene. La cosa bella è che appunto con una semplice S sul viso abbiamo comunque coperto tutta la superficie. Poi se volete magari nella zona del naso andate a ripassare, del mento, e sempre con la spugnetta si va a sfumare. Come vi dicevo, per il caso delle bollicine, brufolini, eccolo qua, copre tranquillamente anche questi. E voilà, io direi che il prima e il dopo si nota. Come vedete, io senza fondotinta ho molte più macchie di scromi eccetera, così è tutto uniforme. È anche modulabile come formulazione, quindi se avete qualche zona da coprire che ha maggiori problematiche potete andarci con più strati. Io adesso vado a fare un leggerissimo trucco occhi giusto per rendere il tutto presentabile e poi faccio vedere proprio il prima e il dopo, bare face e truccata. Ecco qui il look finito, ho fatto contouring, illuminante, il trucco occhi molto molto naturale. E questo è l'effetto finale. Adesso voglio sapere se secondo voi questo fondotinta vale la pena, vale i soldi che costa. Per quanto mi riguarda l'effetto è molto bello, vellutato, non lo sentite affatto, io l'ho anche fissato con un po' di cipria. E ripeto, mi piace molto. Non ho neanche messo il correttore perché ho sempre tamponato il fondotinta, quindi per me sicuramente da 1 a 10 questo è sicuramente un 7,5-8. Fatemi sapere qua sotto se lo proverete o se lo avete già provato, come vi siete trovate. Vi mando un grosso bacio e ci vediamo al prossimo video. Ciao!